la cultura dell'accoglienza ai tempi del decreto sicurezza, di come adattarsi alle nuove norme in tema di immigrazione e di conseguenza gestire l'accoglienza dei migranti, si è parlato a Biceglie in un convegno organizzato dall'EPAS in collaborazione con associazioni come Pax Christi, Caritas, Make, Scuola e Penny Wharton. Noi abbiamo chiesto al magistrato di chiarirci come, dato che ormai la legge è stata, il decreto è stato convertito e quindi non c'è più spazio per quei rilievi pur notevoli che si sono registrati nei 2 mesi di dibattito sulla costituzionalità, sull'opportunità di questo decreto, capire come mai ci fosse l'urgenza di legiferare, di introdurre queste nuove misure rispetto a un fenomeno che andava comunque scemando da ormai 2 anni. Quindi analizzeremo col magistrato gli aspetti giuridici e istituzionali del decreto. Numerose sono state le osservazioni del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, Marcello Catalano, pronto ad entrare nel dettaglio della legge e ad illustrarla dal punto di vista giuridico, evidenziando le norme relative alla posizione dei migranti. Viene introdotta questa regola, si dice la domanda va rigettata se la parte, il soggetto, quindi il richiedente, non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato anche in una parte del paese da cui proviene. Quindi se nel paese da cui proviene c'è la guerra, ma c'è una parte in cui non si ritiene non ci sia la guerra, in quel caso la domanda è rigettata, perché lui può andare a vivere lì. Questa è la regola che viene introdotta in questa norma che mi sembrava interessante citarvi. Dall'analisi degli aspetti giuridici della legge derivano le riflessioni di associazioni come l'EPAS, da sempre attive nell'accoglienza ed intenzionate a proseguire le proprie attività nel rispetto delle nuove norme. Soprattutto per noi che siamo operatori del settore, noi ci troviamo all'interno dell'EPAS, cioè un ente che gestisce un consultorio familiare di ispirazione cristiana e da alcuni mesi un poliambulatorio medico solidale, il Buon Samaritano. All'interno del poliambulatorio abbiamo già prestato molti servizi proprio agli, diciamo, immigrati regolari e irregolari, prima ancora che il decreto fosse presentato e poi approvato e convertito in legge. Dunque ci siamo innanzitutto preoccupati come operatori di capire quale potesse essere il nostro compito alla luce della legge, che in quanto legge va appunto rispettata. Si può non essere d'accordo e molti di noi in realtà non lo sono su alcuni aspetti che sono veramente molto molto critici, al limite della costituzionalità, però il rispetto della legge richiede che un minimo di conoscenze potessero esserci.